L'Eurobasket Roma si conferma la sorpresa del girone rosso, la squadra di Damiano Pilot vince al Pala Castellana per 69-53. Coach, ci sono le domande per lei. Beniamino Pasquale del quotidiano L'Attacco: molta grinta nella fase difensiva con l'inerzia della gara quasi mai persa. Cos'altro ha contribuito alla vittoria? Sicuramente la parte difensiva è stata quella che ci ha fatto vincere la partita, specialmente nel terzo quarto dove siamo riusciti a tenere San Severo a 7 punti. È stata una partita complicata perché non è stata bella, cioè da parte nostra non una bella prestazione, il gioco non è stato fluido, però non mi aspettavo qualcosa di diverso perché comunque sapevo che venire a giocare sul campo di San Severo non è facile. So che San Severo sta lottando per un obiettivo fondamentale come quello della salvezza e quindi ero sicuro che non avrebbe mollato un centimetro fino all'ultimo secondo. I miei ragazzi sono stati bravi a reggere l'impatto nei primi 2 quarti. Devo dire che nello spogliatoio abbiamo sistemato un paio di dettagli e quando siamo rientrati è andato molto bene, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché siamo riusciti a limitare Clark, Contento e Ogida in quel momento, che sono le 3 bocche da fuoco principali di San Severo, quindi il terzo quarto ha sicuramente indirizzato la partita. Luca Ficucello del Corriere di San Severo: coach, a questo punto non vi potete più nascondere, puntate a qualcosa di più della semplice permanenza in Serie A2. Ah sì, assolutamente sì, io lo dico da tanto tempo. E lo dico per rendere merito a questi ragazzi, perché comunque partire con i favori del pronostico che ti danno penultimo addirittura all'inizio è stato duro mentalmente per i ragazzi, però hanno sempre lavorato con un grandissimo spirito di sacrificio e con una grandissima chimica di gruppo. Nei pochi momenti di difficoltà, per fortuna, che abbiamo avuto in questo campionato, come il miniciclo da cui uscivamo adesso con Forlì, Scafati e Scafati, magari poteva toglierci qualche certezza verso queste ultime partite che significano tantissimo. Siamo stati bravi a reagire oggi e adesso ovviamente noi lottiamo per i playoff, non possiamo ancora esserne certi matematicamente, ci manca ancora qualcosina, però ecco, mercoledì andiamo a Latina. Non voglio sbilanciarmi perché i conti non li ho ancora fatti, però potrebbe bastare quella, non sarà facile, però no, io veramente non voglio nascondermi perché se lo meritano i ragazzi, sono un grande gruppo e sarebbe bello raggiungere i playoff per la prima volta nella storia dell'Eurobasket. Coach, complimenti davvero, 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 in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, Crepi.